Tre anni dopo La Pacità, un altro film dell'MGM cercò di raccontare l'America degli anni venti con realismo inconsueto per il cinema romantico e diventò il più importante dramma a sfondo sociale dell'epoca. La Folla fu il primo film a fare largo uso di New York come set. Vidor usava anche cineprese nascoste. Come protagonista, invece di una star, prese un attore sconosciuto, James Murray. Per mostrare le dimensioni dell'ufficio in cui lavorava il protagonista, progettò questa magnifica sequenza. Un movimento di gru isola James fra le altre scrivanie identiche. Wilder lo ripeté in L'appartamento, una rielaborazione dolce e amara del film di Vidor. La dissolvenza ci porta sull'uomo qualunque di Wilder, interpretato da Jack Lemmon, al centro dell'inquadratura. Orson Welles usò la stessa idea nei Il processo e la esasperò con un movimento di gru verso l'alto e usando gente di piccola statura, perfino bambole e scrivanie più piccole sullo sfondo per forzare la prospettiva. La Folla racconta la storia di una normale coppia di New York. Hanno una bambina, che però muore. In questa scena straziante, il padre crede che la figlia morta stia solo dormendo e cerca di zittire i rumori della strada perché non la disturbino. Il regista della Folla, King Vidor, incontrò Joyce a Parigi. Adorava Intolerance di Griffith. Era una bestia rara a Hollywood, un intellettuale. I suoi film non avevano mai scene violente e sono stati per lo più scritti da donne. La MGM fu in imbarazzo davanti a un film come questo, che rifiutava di idealizzare la vita quotidiana di New York. Fecero girare a Vidor sette diversi finali, con diverse sfumature di ottimismo. You see, for a studio tuned to glamour pictures and happy endings, which it was for then and many years afterwards, to have a realistic picture which put the spotlight on marriage and on any kind of American life, and then you can't have a happy ending on that. It just wouldn't fit. But the studio didn't know who, they were lost. What sort of how to end this picture happily. So we made actually seven endings and tried it out, seven previews with the various endings. And finally I came up with the ending where he's lost again in the crowd and the camera moves back, back, back. La Folla riassume molto del cinema degli anni 20 e 30. Mostrava l'emergere della società di massa. Si soffermava sulla gente comune, come avrebbero fatto i film francesi, e mostrava l'energia cinetica delle città stesse, i loro ritmi, le inquadrature d'insieme, come avrebbero fatto i film di Fritz Lang e Walter Ruttmann. E quelli sovietici di Giga Vjertov.